Bentrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo un'idea semplicissima da preparare come antipasto o anche per arricchire un buffet. Prepareremo delle rose di pasta sfoglia con zucchine e ricotta. Per questa ricetta utilizzerò un rotolo di pasta sfoglia già pronta della forma rettangolare, una zucchina, alcune foglie di menta, 200 g di ricotta, 10 g di formaggio grattugiato e un po' di sale. Preparo prima la farcitura, quindi trasferirò la ricotta in una ciotola e aggiungerò il formaggio, il sale e la menta sminuzzata. Spunto la zucchina precedentemente lavata e ricavo delle fettine tonde sottilissime. Prendo il rotolo di pasta sfoglia e dal lato più corto ricavo delle strisce larghe circa 4 cm. Stendo la ricotta su ogni striscia. Posiziono le fettine di zucchine leggermente sovrapposte tra loro e in modo tale da farle fuoriuscire per quasi la metà della striscia. Aggiusto di sale, arrotolo su se stessa la striscia creando così la rosa. Posiziono le rose nei pilottini, io in questo caso utilizzerò quelli in silicone, ma potete usare anche quelli semplici di carta per muffin, ed in forno caldo a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra.
In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi! Presentiamo oggi le nostre mini quiche con zucchine. Sono ideali come antipasto, per esempio in occasione delle festività pasquali o semplicemente come cena alternativa. Lavate ed eliminate le estremità da due zucchine. Queste pesano 350 grammi. Con una mandolina, oppure anche tagliandole a mano, realizziamo delle fettine sottili. Ungiamo una teglia da muffin con un po' di olio extravergine di oliva. Cospargiamo con un po' di pane grattugiato. Anche i lati. Riprendiamo le nostre fettine di zucchina, le saliamo leggermente. Li andiamo quindi ad inserire nel nostro stampo. Mi raccomando, dovete ricoprire sia i bordi che il fondo. Le fettine di zucchina che sono avanzate le andremo a fare a pezzetti piccoli. Lavoriamo ora due uova. Con un po' di sale. Aggiungiamo le zucchine tagliate, aggiungiamo metà di una mozzarella bassita, questa misura 250 grammi, quindi io vado a tagliarne la metà.
Ne ho tagliata all'incirca 100 grammi. Vado a tagliare anche 50 grammi di pancetta. Aggiungiamo 30 ml di latte, giusto per dare morbidezza al tutto. Se vi piacciono un po' di spezie, io utilizzo dell'origano e un po' di pepe. Andiamo quindi a distribuire il composto. Andiamo ora a infornare a 200 gradi per circa 20 minuti. Ed ecco le nostre quiche di zucchina appena sfornate. Si abbasseranno leggermente dopo qualche minuto che le avrete tirate fuori dal forno, però è normale. Sono ideali da presentare come antipasto in occasione delle festività, ad esempio quelle pasquali, o semplicemente come cena alternativa. Come sempre, se la nostra ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette! Ciao a tutti da Margi! Salve amici ed amiche, quest'oggi andremo a preparare un contorno molto semplice ma davvero delizioso, le zucchine alla piastra. Ciò che ci occorre sono ovviamente delle zucchine, sale, spicchi d'aglio, prezzemolo fresco, aceto e olio evo. Lavate le zucchine, asciugatele, eliminiamo la parte superiore ed inferiore. La tagliamo a pezzi a seconda di quanto è grande la vostra zucchina, io in questo caso è abbastanza grande, la divido in tre parti. Quindi la affettiamo o a mano o con la mandolina. Delle fettine abbastanza sottili, ma non eccessivamente, perché in cottura tenderanno anche a ridursi e a perdere quindi l'acqua. Quando avrete finito di affettare tutte le vostre zucchine, aver pulito anche l'aglio, fate riscaldare bene una piastra. Quando la piastra sarà ben calda, disponete le vostre fettine di zucchina e facciamole cuocere per qualche minuto da entrambi i lati. Saliamo leggermente. Man mano che le vostre fettine si saranno cotte da entrambi i lati, le andremo a disporre in un recipiente, in un piatto da portata.
continuando quindi ad aggiungere altre fettine sulla piastra e ovviamente a salare. Su quelle che sono già pronte andremo a distribuire dell'aglio a pezzetti e del prezzemolo tritato. E se vi piace anche un po' di peperoncino. Concludendo poi con aceto e olio evo. E così via fino al termine di tutte le zucchine. Ed ecco terminato il nostro semplice contorno di zucchine alla piastra. Se questa ricetta vi è piaciuta, noi vi invitiamo a lasciare un like, un commento, a condividere la ricetta con i vostri amici o a iscrivervi al nostro canale se già non lo siete. Alle prossime ricette, ciao ciao da Maggi! Salve amiche ed amici, quest'oggi vogliamo darvi l'idea per un antipasto velocissimo da preparare proprio all'ultimo minuto. Si tratta degli spiedini di zucchina filanti. Se la ricetta vi piace, vi invitiamo a lasciare un commento sotto al video o iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica. Vi lasciamo dunque al procedimento. Per la nostra ricetta ci occorrerà semplicemente una zucchina tagliata a fettine sottili, potete farla al coltello o meglio ancora con la mandolina, un po' di prosciutto cotto, circa 50 g, 50 g di mozzarella secca, circa 6-7 olive che utilizzeremo quindi per i nostri spiedini, sale, pepe e olio extravergine di oliva. Ci occorreranno poi degli stuzzicadenti di quelli da spiedo, quindi piuttosto lunghi. Tagliamo a tocchetti la mozzarella. Prendiamo una fettina di zucchina, ci adagiamo sopra un pezzetto di prosciutto cotto. Un cubetto di mozzarella ed avvolgiamo. Chiudiamo quindi con lo stecchino e aggiungiamo un'oliva. E continuiamo così. Prendete una teglia, ricopritela di carta forno, aggiungiamo un filo d'olio sulla base, condiamo con sale e pepe i nostri spiedini e li adagiamo nella teglia. Io utilizzerò anche un po' di mollica di pane perché mi assorbirà l'acqua in eccesso delle zucchine. In alternativa potete anche aggiungere un po' di pane grattugiato sulla superficie, così verranno gratinati i nostri spiedini. Ancora un po' di pepe ed un filo di olio in superficie. Possiamo quindi infornare a 200 gradi per circa 15 minuti. Ovviamente verificate anche secondo il vostro forno, potrebbe volerci un po' di più o un po' di meno, quindi teneteli d'occhio.
ed ecco i nostri spiedini di zucchina appena sfornati. Ovviamente li faremo raffreddare leggermente prima di toglierli dalla teglia e recuperare così tutta la mozzarella che si è sciolta. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un like, un commento in basso in fondo al video, a iscrivervi al canale attivando la notifica, la campanellina. Questi sono i nostri spiedini di zucchina ripieni, filanti, pronti da servire. Sono ottimi sia caldi che freddi e sono davvero perfetti anche perché sono comodissimi da mangiare, basta prendere lo stecchino e servirsi. Se l'idea vi è piaciuta, come sempre, vi invitiamo a lasciare un commento, un like, a iscrivervi al canale, a seguirci sul sito passionericettedimargi.com, dove potrete trovare tutte le nostre ricette scritte e fotografate passo passo. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margi! Iniziamo tagliando a fettine sottili una patata ed una zucchina. Potete usare sia il classico coltello che la mandolina. Saliamo. Tagliamo a fettine sottili anche 200 g di mozzarella. I nostri ingredienti principali sono pronti. Rivestiamo con olio e pane grattugiato uno stampo da muffin. Io uso questo in silicone, ma va benissimo qualunque altro. Cercate di sporcare anche i laterali. Passiamo quindi a formare le nostre rose di zucchine e patate. Inseritele subito nello stampo, ecco perché lo abbiamo preparato in anticipo. Se le fette sono troppo lunghe le possiamo tagliare, così da poterle alternare alla patata. Serve un po' di pazienza e un po' di manualità, però potete sistemarle anche dopo all'interno dello stampo. Quando avremo completato con pazienza tutte le rose, andiamo a tagliare, per dare un po' di colore, 4 pomodorini. Privandoli anche dei semi, non ci servono. Li facciamo a pezzetti. In realtà potete aggiungerne quanti ne volete. Aggiungiamo anche un po' di origano. E un altro filo d'olio.
ora a 200 gradi per circa 20-25 minuti, finché otterrete il grado di doratura che vi piace di più. Ed ecco le nostre rose di zucchina e patate filanti appena sfornate. Facciamo raffreddare la mozzarella prima di tirarle fuori, ovviamente. Come sempre, se la nostra ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette! Ciao a tutti da Margie!